riesco nemmeno io a leggermi. Aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata. Ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta. Odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua a compiacere tutti quanti. Compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un corno, una foglia a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci di una donna in silenzio, gli uomini confusi e padroni fondi della nostra epoca non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. Io non so parlare, il mio viso narra per me. Sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda. Sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato. Mi affeziono facilmente, ma non ho voglia di spiegare che poi in realtà so anche parlare, ma non si capisce bene e quindi un po' mi dispiace. Anzi non mi dispiace di averti conosciuto in un brutto periodo, perché sei stato più bello, hai brillato di più. Una scopata, un peso, non so cosa è stato per te, ma non voglio saperlo il perché. Mi piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. Ilenia qui, le piazze sono affollate, ma innocue. Ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuote.